Ciao Stefano, ti mando un saluto e ti auguro di continuare a fare quello che hai sempre fatto nella tua carriera da calciatore, ovvero i gol. Ti faccio i complimenti per quello che stai facendo. Mi auguro, ripeto, di vederti esultare tante volte e sono sicuro che anche quest'anno vincerai la tua sfida personale. Ti mando un saluto, un abbraccio grande a te e alla tua famiglia. Ciao Stefano. 6 o 2 di notte ancora sto però a fare questo video messaggio perché sai quanto odio queste cose, quanto non mi piacciono, però per te fare questo ed altro. Domenica c'è stato il primo con i professionisti, sono sicuro che ne farei altri 100. Mi dispiace non stare lì con te, so quanto ci tenevi, quanto ci tenevo io a stare ancora con te al campo, abbracciarti dopo un gol. Mi mancano i ritiri, mi mancano le tue preoccupazioni che alle 9 e un quarto non riuscivi a prendere sonno, ma quello che mi manca più di tutti, ti ho detto, è quello di avvenirti a abbracciare dopo un tuo gol. Ti mando un bacione e ti dedico questa canzone, so che a te ti carica tanto. Ciao amico mio! Ciao Stefano, sono qui per dirti che sono contenta che finalmente stai realizzando il tuo sogno. Dicevi sempre il sogno è sogno e finalmente è arrivato il giorno che aspettavi da sempre. Hai lottato, hai combattuto contro tutte quelle persone che non credevano in te e hai lavorato duro e con passione. E finalmente sei arrivato in Serie C e stai realizzando il tuo sogno. Sono orgogliosa di te. Un bacione e continua così. Buonasera a tutti. Classe 1981, nato e cresciuto a Roma, è la dimostrazione lampante che la forza di volontà, l'umiltà e la passione, unite a una buona dose di talento e abilità tecniche, prima o poi pagano, nel calcio così come nella vita. Una carriera, la sua, iniziata ufficialmente 17 anni fa tra le file del Passo Oscuro e che lo ha visto scalare tutte le categorie, fino all'approdo, nel 2014, in Lega Pro. Un percorso lungo nel quale non sono mancati i momenti difficili, dalla delusione per quel sogno svanito di giocare con la Roma, ai tanti sacrifici per via del lavoro notturno, fino allo scetticismo da parte di alcuni tecnici che non lo consideravano pronto per le categorie più importanti. Un cammino costellato però anche da grandi soddisfazioni, come le 97 reti segnate con la maglia del San Cesario in 4 anni, che gli hanno permesso di vincere due campionati, trascinando la squadra dalla promozione alla Serie B. Anche fatto di grandi incontri, come quello con Cristina, oggi sua moglie e madre dei piccoli Diego e Mattia. Una donna che lo ha saputo sostenere e incoraggiare nei momenti più bui, rendendolo ciò che è oggi, un uomo prima ancora che un calciatore. Il salto di qualità con cui approda tra i professionisti arriva con la maglia della Lupa Roma. Lui è Stefano Tagliarolli. Faccio l'impiegato e mio padre e mia madre una sola pensione fanno crescere Luca, il mio unico amore. Ciao Stefano. Partiamo subito dal presente. C'è chi di te diceva che avevi le capacità per poter segnare solamente in categorie minori. Tu hai risposto a tutti sul campo e Messina, Lupa Roma, arriva il primo gol tra i professionisti di Stefano Tagliarol. Che emozione è stata e a chi vuoi dedicare questa rete? Sì, ciao Elisa. Guarda, io la dedico a mia moglie perché è la persona in cui dopo il gol mi è venuta in mente, la prima è stata lei. E il resto delle categorie che mi hanno sempre detto di stare alla promozione ero solo per quella categoria, l'eccellenza, questo mi caricava solo, perciò non ci faccio tanto peso e insomma vado avanti e cerco di dimostrare giorno per giorno che comunque posso valere. Nel 2013 l'incontro con il presidente Alberto Cerrai e la decisione di sposare il progetto Lupa Roma nonostante la promozione con il San Cesario in Serie D. Di lui hai detto che hai i tuoi stessi valori legati al lavoro, alla famiglia e al sacrificio. Che rapporto hai con il presidente e com'è cambiata poi la tua vita con la Lupa Roma e l'approdo tra i professionisti? Il rapporto è buonissimo, lui è il mio presidente dove quando al primo appuntamento insomma ricordo benissimo che
ero stato subito colpito dai suoi valori, che comunque, come hai detto tu, riguardavano la famiglia, aveva dei principi che mi sono piaciuti subito, ti dico la verità. E questo, lui, diciamo, dal primo appuntamento io volevo subito sposare questa situazione e così ho fatto. E sono molto contento di averlo fatto, perché insomma fino ad oggi lui mi ha dato la possibilità anche di dimostrare e di valere, perché quello che ha fatto lui in questi 2 anni, non per il San Cesario, ma insomma vedendo le rose, vedendo la situazione intorno che si sta creando, i suoi progetti, insomma è anche grazie a lui che forse io oggi ho vinto un campionato e che sto facendo bene. Tantissimi gol realizzati nella tua carriera, dal Passo Scuro al Torre in Pietra, la Gavese, il Palestrina, al San Cesario, sono solamente alcune delle maglie che tu hai indossato. C'è un gol che ricordi con particolare emozione tra tutti quelli che sei riuscito a realizzare? Guarda, mi viene in mente quello del Cinzia, perché insomma vincere una Serie D è sempre importante, è un'esperienza veramente unica. Questo per ora non mi vengono in mente, anche se quello di Messina, pure quando è entrata quella palla, insomma, ho avuto una grande soddisfazione. Per ora questo mi viene in mente. Ti dico due nomi, sono due nomi importanti nella tua carriera calcistica: Fabrizio Ferazzoli e Marco Neri. Cosa hanno rappresentato per te? Tutto il mio percorso fino ad oggi, cioè a livello da dilettantismo. Loro sono stati sempre presenti su campionati vinti, momenti brutti, due persone veramente importanti. Hai parlato poco fa anche tu di tua moglie, si dice infatti che dietro a un grande uomo ci sia sempre una grande donna, lei ti ha sostenuto anche nei momenti più difficili della tua carriera. Quanto è stata importante anche nelle tue scelte calcistiche? Molto, molto, perché dà serenità, ti dà la spinta giusta. Lei mi ha sempre seguito, perciò questo è importante per un uomo che comunque, nonostante sta poco dentro una famiglia, però ha il suo appoggio della moglie, insomma questo fa la differenza, e lei l'ha fatto, insomma. Tantissimi sacrifici per realizzare i tuoi sogni, però possiamo dire che tu sei l'esempio lampante che quando si crede davvero in qualcosa, se ci si mette tutto se stessi, alla fine si riesce a realizzare. Cosa vuoi dire a tutti questi giovani che si avvicinano a questo sport e che magari incontrano tante difficoltà come hai incontrato anche tu? Sì, io ho fatto un'intervista con Valerio tempo fa, proprio per la società, e avevo detto che sognare non fa mai male, perciò non devono smettere di sognare e devono comunque lottare ogni domenica in settimana, devono mettere tutto il sacrificio possibile per raggiungere il proprio sogno. Questo è importante per me. C'è stato un momento in cui eri giovanissimo, quel provino a Trigoria con quella macchina, la Fiat Uno Sting. Cosa ha significato per te? È stato poi comunque difficile ripartire? Sì, è stata una giornata bella, perché fare un gol, insomma, in un provino con la tua squadra che ami, la Roma, e su rovesciata, diciamo che insomma sembrava quasi fatta. Poi però ti dico la verità, cioè dopo che il giorno dopo è passato tutto e non ci ho fatto più peso, diciamo. Grazie mille.